Siamo con Andrea Verdolotti, responsabile marketing Mercedes-Benz Vans, in occasione del lancio del nuovo Vito. Cambia poco fuori, molto di più sotto pelle. Vuole ricordarci le novità introdotte da questo facelifting, che è un po' di più però di un certamente facelifting. Diciamo che Vito cambia molto per quanto riguarda gli interni, nel senso che abbiamo l'MBUX che diventa di serie, quindi la possibilità di interagire con il veicolo diventa più importante. Abbiamo il volante multifunzione che è di serie, ma soprattutto la plancia si rinnova completamente. Struttura razionale, ma molto in linea ovviamente con tutto quello che è il mondo Mercedes-Benz. In aggiunta rispetto a quello che è disponibile con interni che sono stati completamente rivisti, abbiamo i sistemi di sicurezza che sono di fatto tutti in serie, quindi il prodotto diventa il più sicuro di fatto di quelli che abbiamo avuto fino ad ora e consente al cliente di vivere nella maniera migliore quello che è il proprio viaggio o la propria attività ovviamente di impresa. Inoltre Vito cambia anche per quanto riguarda le configurazioni, poiché introduciamo per tutta la gamma Vito endotermica tre diverse versioni, quindi abbiamo la versione Vito, la versione Vito Pro e la versione Vito Select. Con queste tre versioni siamo in grado di soddisfare le esigenze dei clienti che vogliono accedere a quello che è il Vito migliore per le loro esigenze, ovviamente con la possibilità di inserire ulteriori personalizzazioni. In aggiunta al Vito endotermico abbiamo anche il Vito elettrico che si rinnova per quanto riguarda gli interni, mantenendo comunque un'autonomia superiore a 300 km con la batteria da 60 kWh disponibile per il Vito furgone, che però per la versione Tourer arriva fino ad una capienza di 90 kWh, quindi con una possibilità di autonomia maggiore rispetto a quella che abbiamo sul Vito furgone, ovviamente per il trasporto delle persone. Lato motori endotermici, il diesel di Vito cambia, si aggiorna? Rimane il motore OM654, quindi il motore di punta Mercedes-Benz, è un motore pulito, di fatto è il più pulito che abbiamo e che offre 5 differenti tipologie di potenza per il cliente, quindi di fatto il cliente può scegliere anche in questo caso qual è la versione più adatta rispetto alle proprie esigenze.